devo essere sincera, no, non completamente. Io avevo preparato qualche scheda che forse riusciamo a proiettare in maniera tale che cerchiamo di essere il più veloci possibile, perché Felicia mi fa dei segni che mi lasciano poco ben sperare. Quanto ho? 2 minuti. Allora, intanto sono d'accordo, l'innovazione è importante, l'innovazione però deve essere per l'uomo, e allora è necessario che l'evoluzione culturale sia adeguata all'evoluzione tecnologica, e l'unica maniera in cui questo risulta possibile è tramite educazione ed emancipazione anche. Non a caso ho scelto di mettere un titolo così lungo, già sapevo di aver poco tempo. È mancato durante tutta la giornata un termine alle nostre discussioni che io ritengo fondamentale. Io qui rappresento la Società Italiana di Statistica, e il termine statistica è proprio chiave per effettuare questo adeguamento, vorrei dire culturale, che ci permette di comprendere, di dar valore ai dati e di leggere, di dar valore alle esperienze che ci ha raccontato Dino, che abbiamo appena sentito da Tina Martino. Cioè, la statistica è diventata oggi, più che ieri, un linguaggio sovradisciplinare che è l'unico linguaggio utile per comprendere e dare valore ai dati. Se possiamo scorrere queste prime... ecco, è chiaro, arriviamo qui. Siamo, cioè, a ribadire che i fruitori dell'innovazione devono essere in grado di apprezzarla in modo critico. Questo, proseguendo... è possibile soltanto se si prende consapevolezza che data è un plurale, è un participio passato, in latino sapete tutti, significa dato, fornito da qualcuno in qualche momento, in qualche condizione. Senza chiarezza sulla qualità dei dati, che sono appunto le specificazioni del dove, come, quando e da chi, è molto difficile che si riesca ad arrivare a quell'evoluzione culturale importante e necessaria per poter apprezzare anche le analisi statistiche fatte contestualmente alla generazione dei dati. Perché oggi a questo siamo, nel dire big data si dice al tempo stesso generazione ed interpretazione in molti casi con metodi analitici, come ci ha mostrato prima Felicia, dei dati raccolti stessi. Quello che è per me importante è quindi parlare di educazione dei cittadini, perché sono loro, siamo noi che dobbiamo essere capaci di dare valore ai dati che ci vengono forniti, tramite appunto una lettura di questa fornitura, che deve essere per l'appunto contestuale all'evento che il dato rappresenta. Tanto più quanto più il dato è una contabilizzazione del presente ed è immediatamente disponibile, come nel caso dei big data. Insomma, quello che voglio dire io in questo momento finale di questo interessante convegno, è che se vogliamo lavorare affinché i cittadini si riappropriano del controllo sociale sulle loro esperienze, a volte anche di acquisto di beni di consumo o di viaggio, è necessario che si promuova maggiormente l'alfabetizzazione statistica. E intendo con questo che il linguaggio della produzione e dell'analisi dei dati numerici e non è da sempre la statistica, e fare scienza dei dati senza statistica non è proprio possibile. Anche perché quello che noi vogliamo è un'innovazione, cioè vogliamo che l'evoluzione culturale sia tale che permetta a tutti di partecipare e non di accettare supinamente delle rappresentazioni automatiche dei propri comportamenti, che sono precostituite e da critiche. E per far questo, la nostra società, prosegui pure così facciamo... Ecco, la nostra società è attiva da sempre nella promozione della cultura statistica. Oggi più che mai, perché i dati rischiano di essere troppi, tutti, viene spesso detto tutti, ma in realtà non sono mai tutti, c'è sempre in opera una selettività e un'autoselettività dei comportamenti che riduce l'immagine che poi abbiamo dei fenomeni sociali.
E poi spesso sono troppi, se sono troppi devono essere sintetizzati con modelli, un esempio è stato l'elaborazione di Felicia, ma i modelli vanno conosciuti soprattutto nelle loro ipotesi di specificazione. Io credo che concetti come quelli che ho qui riportato, che sono media, correlazione, eterogeneità, selettività, effetto di confondimento, propagazione dell'errore, errore sistematico, errore casuale, variabilità campionaria, sono termini tra virgolette scientifici, ma in realtà sono e costituiscono parte del corredo contemporaneo essenziale per capire i dati. La differenza è che ieri questo poteva rimanere patrimonio degli specialisti, pure avanti, grazie. Oggi, purtroppo, o meno male, visto che si parla di innovazione e di progresso, con tanti, tutti e troppi dati a disposizione, le nozioni e i concetti statistici hanno una natura pluridisciplinare e questa è la ricchezza, l'importanza e la bellezza anche di questa situazione. Hanno una natura pluridisciplinare, anzi forse io direi sovradisciplinare, cioè siamo arrivati a far sì che abbiano un'utilità per una grande quantità di persone che vogliono trasmettere in maniera affidabile e con qualità il sapere anche alle generazioni future. Grazie. Bene, grazie e mi auguro che insomma...